I fossili sono la testimonianza della vita passata, della vita che c'è stata sul pianeta Terra. Da sempre sono oggetto di studio e sono anche oggetto di collezioni. Ma come la collezione dei minerali, anche nella collezione dei fossili ci si può imbattere in falsi o fossili ricostruiti. E in particolare in questo video andremo a vedere come distinguere un dente completamente integro e naturale, fossile, da uno falso, contraffatto o ricostruito. Per vedere anche la distinzione degli altri fossili tra veri e sintetici, vi consiglio un mio video portato un po' di tempo fa, vi lascio il link in descrizione e buona visione! I fossili come i minerali possono essere falsificati, ci sono infatti vari artefatti. Ne parlai già in un mio vecchio video dove mostravo alcuni dei fossili che vengono più falsificati e tra questi ci sono per l'appunto i denti. In occasione dell'uscita del video sul megalodonte, sul dente di megalodonte, io vi porto questo video in cui vi spiegherò brevemente come riconoscere un dente completamente naturale e autentico da un dente che è stato artefatto o che è totalmente falso. Ecco quelli che erano i denti fossili che erano in vendita dove ho comprato il dente che avete visto anche nello scorso video. Come potete vedere sono tutti esemplari che non sono al massimo della perfezione, c'erano anche esemplari un po' più perfetti, ma anche molto più costosi. Ci sono esemplari qui più piccoli, esemplari più grandi, ma hanno pur sempre il loro fascino, perché, come ho detto anche nell'altro video, questo è il mio modo di pensare, ogni fossile ha una sua storia da raccontare, bello o brutto che sia, più rovinato o meno rovinato che sia. Sono comunque tutti quanti pezzi molto affascinanti. E ovviamente non è mancata l'occasione di fare un piccolo discorso con il negoziante. Vediamo se riuscite a capire che cosa ci siamo detti io e il negoziante. Sono proprio curioso di vedere chi risponderà bene. Scrivete nei commenti quello che secondo voi ci siamo detti io e il negoziante. Adesso lascio una parte col volume e sentirete tutto il dialogo. Another little microorganisms. Yes, yes, yes. These. Here. Yeah, you can. But you put out the cellophane, that's better for you. Still a lot of pieces with the not cellophane. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good price. Yeah. Normally more expensive. Because I I denti fossili sono quello che rimane appunto certe volte, come nel caso stesso del megalodonte, appunto di grossi animali marini. E sono una parte che tende a conservarsi meglio proprio grazie al loro smalto nella parte superiore del dente e la radice che è abbastanza resistente anch'essa. Tuttavia, certe volte, durante l'estrazione di questi denti, che non solo si possono trovare sciolti in mezzo a terreno sabbioso, ma anche incastonati in rocce, comunque abbastanza tenere, tutto sommato, si tratta sempre di rocce calcaree, nella estrazione di questi fossili, certe volte parti del dente tendono a rompersi, come più comunemente succede da radice, come anche nel caso di questo esemplare. Occorre quindi, per poterlo mettere in vendita, sebbene comunque si riesca a vendere, come in questo caso, far ritornare integro il dente. E a volte rincollano i pezzi oppure li ricostruiscono. E adesso vediamo questi due casi. Nel primo caso i pezzi vengono incollati mediante una sorta di colla che viene mimetizzata con il dente stesso. Viene appunto colorata dello stesso colore del dente fossile, quindi tendono a rendere identiche questi denti, ma in realtà così valgono ancor meno di quello che dovrebbero valere. Come possiamo capire se quindi un dente è stato riassemblato? Dobbiamo osservare bene la superficie in questione. Se noi osserviamo che sia la radice, che sia la punta del dente, dobbiamo vedere bene, perché se aguzziamo la vista è possibile osservare appunto quelle
crepe tra i due pezzi che sono stati incollati. Ancora meglio è se c'è la possibilità di bagnare il dente, perché l'acqua renderà più visibile il punto di contatto tra i due pezzi. Ma passiamo adesso al secondo caso, ovvero la ricostruzione. La ricostruzione è fatta mediante gesso, a cui viene data la forma e ovviamente viene assemblato al fossile stesso. Stesso modo per riconoscerlo, soprattutto per il fatto che comunque il gesso è comunque, come consistenza e tutto il resto, diverso, differente dal fossile stesso. Quindi nel caso voi vedete che c'è un pezzo che vi sembra più chiaro, più diverso dal resto del fossile, vuol dire che quel pezzo di quel fossile in realtà è un calco ed è stato ricostruito il dente. Ciò non significa che un dente come quello che vi sto mostrando io non abbia valore o non abbia, anzi, è preferibile a questo punto un pezzo del genere a un pezzo i cui pezzi sono stati riassemblati con la colla o ricostruiti con un calco di gesso. Quindi spero che questo breve video possa avervi dato una mano. Vi invito anche a rivedere il video in cui parlavo dei fossili tra falsi e sintetici, trovate il link in descrizione. Vi invito a lasciare un bel pollice in su se anche questo video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi anche sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram. E come sempre noi ci vediamo in un prossimo video.